Senta, tra i lavoratori c'è malumore sulla questione bonus, intendo tra i lavoratori di banca, oltre ovviamente agli ascoltatori che noi abbiamo mandato in onda stamane, anche ai cittadini che ci stanno scrivendo, poi continuerò a leggere i messaggi. Ma c'è un grande malumore, perché con lo stipendio di un bonus noi possiamo assumere anche 400 giovani in un anno e purtroppo siamo in pochi ad alzare il tiro, e questo purtroppo è l'amara verità. Tornerò da lei, Sileoni, ma prima di andare a sentire come la pensa un economista che lavora in una grande banca, che è la Royal Bank of Scotland, Silvio Peruzzo, volevo tornare nella piazza di Urbino, da Rocco Stasi, uno dei rappresentanti, uno dei portavoce della protesta delle tende di Urbino. In tante città italiane ci sono tende che protestano, credo, e cercano di ottenere, puntano obiettivi anche molto diversi. Stasi, ma quando, alla luce delle cose che ha ascoltato sinora, ci può dire come la pensa lei su questa questione, Stasi? Allora, la questione è un giovanotto, quanti anni ha lei, Stasi? Io ho 29 anni, sono laureato all'Università di Urbino e precario in cerca di un'occupazione stabile, quindi è così. Io volevo soffermare su due punti, credo che emergono. Il fatto che non è vero che nel paese reale, quindi tra la gente, noi abbiamo avuto esperienza in questi giorni quando ci accampiamo, non è vero che non c'è indignazione. In un certo senso c'è una forte indignazione, quasi oserei dire rabbia, ma soprattutto anche una certa rassegnazione, proprio perché questo disagio non emerge alla ribalta, diciamo, soprattutto dei media e dei giornali, non si crea un dibattito pubblico. E poi volevo fare una riflessione soprattutto su l'autoreferenzialità che si faceva riferimento riguardo alle banche. Ecco, quella logica lì sta imperversando in tutto il sistema nazionale. Noi lo vediamo all'interno dell'università con la legge Gelmini, in cui si privatizza, non nel senso che si affida ad aziende l'università, ma si privatizzano proprio i percorsi decisionali, nel senso diventa qualcosa chiuso in una stanza che diventa poi conseguenza per tutti. Ecco, la questione è questo, credo sia una delle cose importanti, Stasi, che abbiamo notato. Fermiamoci qui, tornerò da lei perché Silvio Peruzzo deve scappare tra pochissimo, economista. Peruzzo, vengo da lei perché non ho ancora parlato, però per una questione centrale. C'è un elemento di demagogia nelle cose che ha ascoltato sinora, a suo avviso? Ma probabilmente sì, direi, in quanto la situazione di molte banche internazionali è una funzione di dinamiche che spaziano dal campo politico a quello un po' più genuino relativo all'economia reale. Non voglio entrare nel merito di quello che è la compensation dei managers e comunque di molti senior members dello staff delle banche internazionali, anche perché non è il mio dominio di competenza, sì. Ma generalmente di solito c'è un elemento relativo alla performance che è molto ben definito in tutti i contratti di remunerazione degli impiegati bancari, per cui l'altra faccia della medaglia è che molti dipendenti, anche diciamo con delle cariche relativamente elevate, possono essere licenziati con molta facilità e allo stesso tempo magari possono avere degli anni brutti dal punto di vista della compensazione totale che ricevono. Ma al di là di questo, credo che per capire un po' meglio cosa sta succedendo alle banche, e questa è una questione che credo in Italia sia molto molto rilevante, è fondamentale ritornare a quella che è la crisi in questo momento del debito sovrano, che ha delle ripercussioni molto molto significative per tutte le banche. Noi sappiamo che circa il 10% in media degli asset che le banche europee detengono è formato da titoli di Stato. In uno scenario economico in cui questi titoli di Stato sono oggetto di perdite di valori perché i mercati non stanno andando bene, le banche devono cristallizzare delle perdite che sono molto significative. Quindi questo è un elemento di debolezza. Allo stesso tempo siamo in uno scenario macroeconomico globale e sicuramente questo è il caso per le economie europee, in cui la crescita è molto debole. Noi ci aspettiamo che uno scenario recessivo cominci a manifestarsi nei numeri della crescita, a cominciare già dal quarto trimestre in corso,
quindi saranno disponibili il prossimo anno, e questo per le banche significa che ci sarà meno business, meno domanda di attività di finanziamento, prestiti sia per quanto riguarda le famiglie ma anche per quanto riguarda il settore delle imprese, e questo sarà un altro fattore negativo che insieme alla crisi del debito sovrano terrà sotto pressione quelli che sono i numeri di licenziamenti che vedremo nel periodo a venire. Guardi Peruzzo, c'è un'ultima domanda che però percorre le mail, gli sms, le telefonate che Radio 3 riceve ogni giorno. Si ha la sensazione, lei lavora in una banca, però insomma, qui forse sarà un po' cauto, quindi intendo dire nella risposta, si ha la sensazione però la finanza alla quale vengono attribuite tante colpe, forse anche quella di essere stata la genesi della crisi che stiamo vivendo, non paghi mai, non venga sanzionata. È vero questo? Ma non necessariamente. Guarda, le faccio un esempio molto attuale, relativo a quello che è il processo di risoluzione dei problemi che la Grecia sta avendo in questo momento. Adesso, per risolvere i problemi della Grecia, i governi europei hanno interpellato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo e in un certo senso le hanno convinte a ridurre il valore al quale avevano acquistato i titoli di Stato della Grecia di circa il 50%, quindi in sostanza hanno fatto sì che delle perdite molto significative venissero cristallizzate sui bilanci bancari a seguito di comportamenti poco equilibrati che alcuni governi avevano avuto durante la crisi, quindi c'è effettivamente, questo secondo me è l'esempio più eclatante, ma ci sono tanti altri esempi in cui effettivamente le banche stanno adesso pagando i costi della crisi, e questo avrà delle ripercussioni a sua volta sull'economia reale, in quanto significa che magari le possibilità di molti gruppi bancari di supportare con prestiti dove necessari l'economia verranno meno nel futuro. Ma credo che in generale, chiaramente non sto qui a dire che le banche stanno supportando tutto il costo della crisi, ma ci sono vari esempi in cui questo processo è in corso. Grazie Silvio Peruzzo, economista della Royal Bank of Scotland. Ricordiamocelo, ricordo un ascoltatore, in fondo ha fatto bene a ricordarcelo di nuovo, che la Royal Bank of Scotland è stata salvata dallo Stato, è stato uno degli atti centrali, uno degli ultimi del governo Brown. Ultimo giro di interventi con i nostri ospiti, mi sembra le questioni siano tante e arricchite dalle cose che ci state scrivendo, ne leggo qualcuna. Se gli azionisti, ci scrive Roberto, premiano con così lauti compensi amministratori che hanno causato così grandi devastazioni, è evidente che quella era la missione che gli azionisti, almeno quelli che detengono i pacchetti di controllo, chiedevano. Come ho già scritto nella mia esperienza, questa si chiama lotta di classe e noi la stiamo perdendo. Fabio, avete presente i guadagni delle banche in termini di bonifici? Per spingere un tasto ti prendono tipo 2, 3, 4 euro. Per spingere un tasto, la sperequazione reddituale, scrive Tiziana, è una delle cause che determinano l'ingiustizia sociale. Quali sono le cause che determinano questa sperequazione? Chi e come, con quali criteri vengono determinati gli stipendi di un insegnante o di un infermiere e gli stipendi di un dirigente di banca o di un attore cinematografico della fama di Pitt? E poi sto scorrendo gli sms, leggo davvero gli ultimi che ci avete mandato. Ieri sera 8:30 mi ha colpito il sorriso compiaciuto di Bekis per l'andamento dei mercati, la casa sta bruciando, noi buttiamo benzina col fuoco. Mi domando, altro messaggio di Laura, perché i Profumo non pagano una responsabilità civile per le gestioni scellerate che hanno condotto, come i politici propongono per i giudici e non per se stessi, perché noi paghiamo per loro? Elio Lannutti è il presidente dell'ADUSBEF. Io ho ascoltato con grande interesse, saluto anche gli ospiti, e non condivido il ragionamento di questo signor economista, questo Silvio Peruzzi. Che significa i comportamenti poco equilibrati dei governi che stanno pagando le banche? Io voglio ricordare, per esempio, che per spingere un tasto, e leggo sempre da quella comunicazione che è arrivata a tutti i correntisti di Unicredit, si arriva il valore da 100 a 150 euro l'ex commissione di massimo scoperto utilizzi oltre alla disponibilità dei fondi, eccetera, eccetera. Allora, la crisi sistemica è stata generata dall'avidità dei banchieri, dagli omessi controlli delle banche centrali, dalle banche d'affari. Io voglio ricordare che Goldman Sachs, che è la banca del presidente incaricato Monti, di Mario Draghi,
dell'ex premier Romano sì, Prodi. Sì, messa così mi pare un po' ingiusto, Lannutti, non è che la banca ha detto. L'ultimo commesso con 600.000 dollari. Ripeto, l'ultimo commesso guadagnava 600.000 dollari, mentre i manager guadagnavano 600-700 milioni di dollari. Con che cosa? Creando denaro dal nulla, con i prodotti derivati. Io voglio ricordare che questi prodotti derivati, scambiati ogni giorno su piattaforme opache, nel senso che non c'è neanche il durante, non si sa bene quale sia la fine, non sono come nelle borse valori, piattaforme opache, sono arrivati a 700.000 miliardi di dollari. Il PIL del mondo, che misura, diciamo, il sudore degli uomini, è 55.060 miliardi di dollari, quindi noi abbiamo un denaro dal nulla, piramidi finanziarie per pagare la cupidigia e l'avidità dei banchieri, e fanno bene i giovani in tutto il mondo a protestare, ci vuole un nuovo ordine monetario. E poi, se mi permette, io sono stato al Fondo Monetario qualche giorno prima che arrestassero Strauss-Kahn, il ragionamento che faceva Peruzzi, i governi, è vero, i governi hanno anche qualche responsabilità, perché non hanno fatto politiche di contenimento della spesa pubblica. Noi abbiamo 1.900 miliardi di debito pubblico, però questi signori banchieri hanno mai pagato il conto? Io voglio ricordare, l'ho proposto anche al Fondo Monetario, che diciamo, quando i politici sbagliano pagano, i governi vengono... Sì, no, è chiarissima la sua domanda. Sono archiviati. Quando sbagliano i banchieri non pagano mai il conto. Signor Lannutti, no, è molto chiaro su questo. Per i crimini di guerra c'è un tribunale internazionale, bisogna istituirne uno per i crimini economici contro l'umanità e mettere questi signori a far compagnia a... Fermiamoci, Lannutti, si fermi, faccia parlare anche gli altri. Lando Maria Sileoni, sindacalista della FABI, che è la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Gli ascoltatori insistono molto sulle iniquità, sulle diseguaglianze nei salari, nelle retribuzioni. In Italia sono molto, per questo è uno dei nodi, ricordo i tempi di Adriano Olivetti, non si dovevano avere, nessun manager, nessun dipendente poteva avere uno stipendio che fosse superiore a 5 volte quello dello stipendio, del dipendente che aveva lo stipendio più basso. Sileoni, è peggiorata molto in questo senso la situazione in Italia? Guardi, è peggiorata principalmente per un motivo, che pochi, come dire, lo affermano. Cioè, io ho la consapevolezza, ormai vivendo all'interno del sistema bancario, che il potere economico prevale ormai da tempo rispetto al potere politico. E questo è il punto politico sicuramente più importante. Quindi non c'è un'authority a livello europeo che imponga un tetto, per esempio, agli stipendi dei manager. La classe politica italiana osserva e non interviene. La Banca d'Italia e la Consob stanno alla finestra anche loro. E questo secondo me è il punto nevralgico. Per onestà intellettuale le vorrei anche aggiungere un'altra considerazione. Noi sappiamo, perché ieri sera siamo stati informati dal dottor Ghizzoni del piano industriale, sappiamo che Ghizzoni rinuncerà al suo bonus, no? E va detto questo con estrema chiarezza, perché, diciamo così, è un rarissimo esempio di come un manager stia attento a quello che succede appunto fuori dalla sua banca. Il suo predecessore questa sensibilità raramente lo ha avuto, quindi ecco, vorrei ricordare che il piano industriale di Unicredit è un piano industriale pesante, ma dal punto di vista dell'esempio Ghizzoni sta sicuramente dando il suo. Ho fatto bene a dirlo, Lando Maria Sileoni.